vigilia di un compleanno importante. Nel 2017 festeggerà i suoi primi 40 anni. La festa dell'uva, del vino e dell'olio di Cigiano si conferma un appuntamento seguitissimo e che non teme nemmeno il maltempo. Annaffiata dal buon vino e purtroppo anche dall'acqua piovana, l'edizione numero 39 se n'è andata in archivio con un altro successo. Centinaia le persone che hanno affollato nei 4 giorni di manifestazione il piccolo borgo della Valdichiana, attirate in primis dalla maestria delle cuoche di Cigiano che mai e poi mai sveleranno a chi che sia il segreto dei loro piatti, in testa all'ormai famosissimo pranzo con l'ocio. Tra gli appuntamenti più gettonati lo spettacolo del venerdì sera, passato, presente e futuro. Attraverso la musica gli spettatori hanno fatto un vero e proprio viarggio nel tempo. Il passato con la band di Quarrymen che dopo la reunion del 2014 per la kermesse del Teatro Tenda si sono esibiti appunto a Cigiano. Il presente con 2 band, gli emergenti No Name e i già affermatissimi Polo Positivo. Il futuro con il gruppo folcloristico di Cigiano, i bambini del paese che hanno ballato e cantato, allenati dalla loro maestra Maria Rita. Il giorno successivo, il sabato, altri 2 successi, la camminata fra i boschi e gli ulivi con assaggio di prodotti tipici e guida turistica. E poi la novità di questo 2016, il Tuning Day, un raduno di vespe e api 50 che ha portato a Cigiano il rombo dei motori. Il giorno successivo il rombo è stato invece quello dei bellissimi trattori d'epoca della collezione di Mario Lorenzini che hanno sfilato per le vie del paese. Con 2 carri pieni zeppi di piccoli contadinelli. Ciliegina sulla torta il mercatino del calcito di Cigiano che non si è arreso nemmeno di fronte alla pioggia ed ha raccolto denaro in favore del comitato lotta contro i tumori di Arezzo. Cigiano dà l'appuntamento all'edizione più bella, la festa dell'uva, del vino e dell'olio targata numero 40 nel 2017.